Benissimo, buonasera a tutti. Allora, tanto per cominciare, iniziamo a dire una cosa molto, molto importante. Trattasi di quello che state ascoltando di podcast. Podcast che cosa significa? Significa che sentirete solo la voce. Quindi, per favore, non fate domande nei commenti o in chat del tipo io sento solo la voce e l'immagine ferma. È normale? Sì, mi rispondi, è normale perché state ascoltando un podcast. Bene. Quando troverete il podcast sul titolo, sentirete solo la voce. Bene, grazie, buonasera a tutti. Grazie a chi contribuirà anche in questa puntata con sticker, abbonamenti, eccetera, eccetera. E niente, con me stasera Franca da Criscio, ormai non c'è bisogno che ve la presento, la conoscete più, anzi l'apprezzate per fortuna anche più di me, io ne sono estremamente felice. E te la parleremo di tre donne che ancora non hanno avuto giustizia in un modo o in un altro, perché una è sparita, anzi due sono sparite e una sappiamo che è morta, però ancora non ci siamo decisi. C'è la procura e diciamo, chi di dovere non ci ha ancora dato una spiegazione logica alla sua morte. Sto parlando naturalmente di Liliana Resinovic, poi per la sparizione di Greta Sprafico, musicista rock con cover di AC/DC. E Mara Favro che faceva la cameriera, che okay, anche qui è un po' intrinseca la cosa. Ora Franca vi racconto un attimino due cose e poi dopo eventualmente se volete fate le domande, tanto sicuramente noi saremo qui in chat con voi, va bene? Oggi è venerdì 21 sì, gennaio, buonanotte, inizia con la G, ma è gennaio, ma è giugno del 2024, quindi fra 2 giorni ascolterete la puntata. Dal momento in cui sentite questa puntata, ascolterete questa puntata, saranno già passati 2 giorni dal momento in cui stiamo registrando. Bene, non mi sono incartato. Franca, ti lascio il microfono e puoi continuare a dire quello che stavamo dicendo. Prego. Grazie Angelo, buonasera a tutti. Allora, io direi di iniziare con Mara Favro. Questa storia inizia con una scomparsa, ma con il passare del tempo sta diventando una situazione sempre più preoccupante per questa signora. Mara ha 51 anni e abita a Susa, in provincia di Torino. Ha una bambina di 9 anni e scompare la notte fra il 7 e l'8 marzo scorso. La denuncia di scomparsa viene fatta dal fratello Fabrizio e come sempre succede, l'inchiesta viene aperta per allontanamento volontario. Però a giugno, proprio i primi giorni di questo mese, il fratello ha fatto richiesta di aprire una nuova inchiesta per omicidio ed occultamento di cadavere, richiesta che è stata accolta immediatamente dalla procura. Evidentemente qualche sospetto in questo senso ce l'aveva anche la procura. Quindi in questo momento si sta indagando su Mara Favro per omicidio ed occultamento di cadavere contro ignoti. La donna lavorava in un ristorante pizzeria a Chiomonte e quel giorno non ha con sé la macchina, purtroppo. Quindi si recherà al lavoro in qualche modo, nessuno sa come è arrivato al lavoro. Il suo datore di lavoro, Luca, le manda un messaggio intorno alle 14:30 e si raccomanda di arrivare puntuale alle 15 per iniziare il lavoro. Infatti lei intorno alle 14:46 gli manda un messaggio in risposta e gli dice sto arrivando. E infatti puntualissima sarà al lavoro per le 15. Durante il lavoro avrà invierà e riceverà vari messaggi da alcune persone importanti della sua vita. Innanzitutto avrà un colloquio di più messaggi col suo ex compagno Massimiliano. Come una normale coppia di genitori, parlano fra di loro, si mettono d'accordo su come gestire la bambina
e il lavoro in contemporanea. Mara dirà al compagno che andrà a prenderla per portarla in piscina, poi gliela riporterà alle 14:30. Insomma, normali conversazioni fra due genitori che devono gestire la propria figlia. Avrà delle conversazioni con suo fratello più volte e anche con un ragazzo, un uomo che ha conosciuto da poco tempo, che ha iniziato a frequentare. Ci sono alcune però conversazioni più interessanti delle altre. Per esempio, c'è una conversazione con l'amico intorno alle 21:30. E l'amico gli chiede se può vederla in quei giorni. Lei gli dirà che è molto impegnata con il lavoro e magari è meglio che sia lui ad andare a Susa a trovare lei. E lui intorno alle 22:45, anzi lei intorno alle 22:45 si ricorda che è senza macchina. Quindi questo è un dato oggettivo, riconosciuto, è senza macchina. E chiede proprio all'amico se può andare a prenderla. E lui si prenderà un po' di tempo e intorno alle 23:19 le risponde e gli dice, scusandosi, che l'ha avvisato un pochino troppo tardi e che è a Torino, quindi non può andarla a prendere. Quindi lei chiederà a lei, ma riesce a risolvere? E lei gli risponde, tranquillo, buonanotte. Ecco, io da qui comincio a non vederci troppo chiaro sui messaggi, perché tranquillo, buonanotte per me vuol dire che lei sa perfettamente come tornare a casa quella sera. Però poi, dopo aver mandato degli strani link, forse per errore, e un file musicale alla figlia, alle 2 di notte sembra come rispondere di nuovo a quel messaggio. Diciamo come se risponde al messaggio dell'amico che gli aveva detto riesci a risolvere? Perché manda un messaggio in cui scrive: Mannaggia, però domani ti avverto prima. Questa discussione sembrava chiusa la discussione, no? Perché lui gli chiede: riesci a risolvere? E lei risponde: tranquillo, buonanotte. E invece poi la riprende questa conversazione un'ora dopo e dice: Mannaggia, però domani ti avverto prima. Io già qui Io trovo. credo che sia subentrata un'altra persona. Qui io trovo che può essere accaduto questo. Perché sembrava chiusa la conversazione precedente, no? Risolvi, sì, tranquillo, risolvo, Sì, tranquillo, è inteso anche come se io non ti preoccupare, me la vedo io, risolvo, non c'è problema. Perché invece poi. c'è questa aggiunta circa un'ora dopo, mi sembra, sì. All'una risponde tranquillo, buonanotte, alle due riprende quel discorso e scrive: Mannaggia, poi domani però ti avverto prima. Io questo già lo trovo un po' strano. Comunque alle 2:52 scrive di nuovo all'amico e gli dà appuntamento per il giorno dopo, che è l'8 marzo, e alle ore 14:10 gli dice a Chianocco. Il datore di lavoro poi racconterà cosa succede nel frattempo. Racconta che la donna, finita il turno di lavoro intorno all'una e mezza di no, forse alle due, non so, insomma, finito il turno di lavoro, si allontana insieme al pizzaiolo Cosimo. E anche qui ci sono delle incongruenze, perché all'inizio si è detto che Cosimo dice che Mara lo aveva accompagnato al tornante sulla strada, la statale 24. Però noi sappiamo che Mara non aveva la macchina. Infatti poi cambierà versione. All'inizio, anzi, addirittura aveva detto che era lui che aveva accompagnato Mara, scusate, a Torino davanti a Susa, davanti a un pub e lasciata lì. E poi dirà che non è possibile, che si è sbagliato perché lui non ha la patente. Poi invece dice che è Mara che ha accompagnato lui, però noi sappiamo con certezza che Mara non aveva la macchina quel giorno. Quella notte. Il pizzaiolo Cosimo si è chiuso nel silenzio, quindi questa cosa non è stata chiarita, magari a noi non è stata chiarita,
ma ai giornalisti, agli inquirenti probabilmente ha chiarito questa incongruenza. Il datore di lavoro, poi Luca, racconta che dopo un po', si è visto tornare Mara indietro perché aveva lasciato le chiavi di casa al lavoro. E lui dice che, lei si era fatta dare un passaggio da un camionista. Quindi lui gli dà le chiavi e lei si allontana da sola a piedi lungo la strada verso casa. È stato calcolato che dalla pizzeria a casa sua sono circa 7 km. Di notte, Luca dirà che erano le 2:30, 3 di notte, e di non averla potuta accompagnare perché lui dopo mezzanotte non può muoversi e quindi lei si è allontanata da sola. Quindi in realtà l'ultima persona a vedere Luca, sì, a vedere Mara dovrebbe essere proprio Luca, perché da questo momento nessuno dirà di averla più vista. Nel frattempo il telefono, che è molto importante, continua a funzionare e arrivano dei messaggi alle 3:05, alle 3:07, alle 3:18, alle 3:30, 3:50, 4:09, 4:10. Insomma, fino alle 5:23 da quel telefono partono dei file musicali alla figlia e all'amico. Gli stessi file vengono inviati prima alla figlia e poi all'amico, in quegli orari lì, per tutto il percorso, insomma. E alle 5:32 invia quel telefono una foto che è veramente inquietante. L'hanno fatta vedere anche a chi l'ha visto. Questa foto ritrae Mara, è una foto molto buia, molto strana, veramente inquietante, e viene inviata sia alla bambina, alla figlia che ricordiamo ha solo 9 anni, e all'amico. Di questa foto ne ha parlato molto anche chi l'ha visto, hanno un po' comparato, perché c'è una foto molto chiara, molto limpida, con lei che fa la linguaccia, che somiglia molto in effetti a quella foto lì. Però, secondo chi l'ha visto, non corrisponde la dentatura praticamente, l'apertura della bocca, la dentatura. Però effettivamente guardandola bene dà la sensazione di essere proprio quella foto. Come mai questa foto parte dal telefono di Mara? Non si ha una spiegazione logica, non so. Come mai? Io credo che una mamma una foto così non l'avrebbe mai inviata a una bambina così piccola. No, ma in realtà secondo me questa l'abbiamo visto, abbiamo fatto comparazioni io e te prima, Sì. no? Secondo me è la stessa foto, soltanto quell'altra è filtrata. È filtrata, poi secondo me hanno sbagliato a mandarla, perché se voi la vedete, ora se riesco la metto qua in copertina, quindi la state guardando in questo momento. Anzi, io prima mi devo scusare perché devo ricordare una cosa, ho detto che domenica sera starò con voi a chattare, rispondere. In realtà domenica sera non ci sarò, perché mentre la trasmissione andrà in onda io sarò con Davide Cannella a vedere il suo tra virgolette spettacolo sui serial killer, dove lui parlerà di serial killer, perché si comportano tutti i serial killer, eccetera, eccetera. Quindi forse ci sarà solo Franca, non so, o se no Enza, qualche moderatore. Chi ha pagato l'abbonamento è solamente moderatore, quindi può eventualmente fare. Se qualcuno rompe le scatole, nascondere l'utente al canale. Punto. Va bene? Sì, Franca, anche secondo me ci sono delle cose che non tornano. Prima, a un certo punto, mi sono sempre chiesto perché era il pizzaiolo quello che non poteva uscire. No, è il datore di lavoro, Luca. Non poteva uscire a perirmi, perché però poi abbiamo capito, magari Aveva dei con. problemi dopo la mezzanotte con Ha dei l'ufficio. problemi giudiziari, no? Ha dei problemi, possiamo dire, è pubblica la notizia pubblica, non è una cosa che viene, non stiamo segretando, dicendo cose dalle carte segretate, è di dominio pubblico. Perché ha avuto dei problemi con la giustizia e quindi lui a mezzanotte non può uscire. Sta di fatto che però fino a una certa ora del mattino, non so se l'hai detto, il telefono di Mara sembra in funzione, giusto? Sì, funziona ancora, dopo l'invio della foto ancora funzionerà il telefono.
Tanto è vero che intorno alle 5:39 l'amico gli scrive, le scrive e gli fa gli auguri per la festa della donna, perché siamo ormai all'8 marzo. E questo messaggio viene visualizzato, quindi non solo lo riceve, ma viene visualizzato. Ma lei non risponde? Sì, risponde, dà appuntamento all'amico per fare colazione alle Ah, è 8:30. vero, gli chiede, ti va di fare colazione con me domattina? Sì, è vero, sì. Anche questo messaggio però per il fratello, per il marito, l'ex marito, compagno, non so, insomma, Massimiliano. Non è lei. Anche loro sono molto insospettiti da questo messaggio, perché andare a fare colazione alle 8:30 di mattino, dopo aver passato tutta una notte sveglia e aver fatto 7 km a piedi per tornare a casa, dopo una giornata lavorativa, 7 km a piedi, e se essere sveglio per andare a fare colazione. Anche loro lo ritengono, sia il fratello che l'ex compagno, lo ritengono un po' improbabile. E il telefono comunque funzionerà ancora, perché da quel telefono continueranno a partire file musicali e a lui, in questo caso Sì, solo a esatto, anche file musicale arrivano, sì, è vero. anche, su questi solo al compagno, mentre quelli precedenti anche alla figlia. Questi solo al nuovo amico, non so come, perché non hanno dato il nome di quest'uomo. Comunque, un uomo che frequentava da un po', insomma, da qualche tempo, non da tanto, da pochissimo. Vabbè, faceva il suo, non c'è. Sì, ok. Lui le risponde con una immagine romantica alle 5:54 e il telefono ancora qui sembra funzionare perfettamente. Alle ore 6:20 Mara scrive di nuovo all'amica, sa, all'amico, sai, ho deciso di mollare la pizzeria, mi trattano come una pezza da piedi, ma io valgo molto di più. E l'uomo gli risponde, cerca di meglio, lo meriti, meriti di più, gli risponde anche lui. Questi due messaggi però, cerca di meglio e te lo meriti, partono ma non vengono visualizzati. C'è solo una spunta, sì. Poi C'è solo la spunta e sono le 6:20 del mattino. gliene mando un altro, mi pare, del tipo, ti Gliene posso manda un chiamare? altro, alle 9:05, Sì. gli manda un ulteriore messaggio, probabilmente all'appuntamento che le aveva dato per la colazione. Lei non si presenta e quindi lui scrive: Ti posso chiamare? Ma questo messaggio non parte neanche dal telefono. Quindi il telefono o è spento o distrutto, perché non c'è la doppia spunta, né Anche il quindi il telefono non è stato trovato della ragazza, vero? purtroppo no, questi messaggi sono noti guardando i telefoni degli altri, delle altre persone. Il suo non si sa, Ah, che ci sì, sarà la quello del pizza. sì, sicuramente avranno anche controllato il telefono dell'altra persona, l'avranno intercettata sicuramente, nel senso non credo sia una persona che, diciamo, nascosta agli inquirenti, credo che comunque sia stata rintracciata. Esatto. Nel frattempo, oltre a questi messaggi, continua a messaggiarsi con il fratello e con il datore di lavoro, che a un certo punto gli manda un messaggio di rimprovero perché è in ritardo Sì. per il nuovo turno lavorativo, e, alle 8:26. Il fratello Fabrizio gli fa un vocale alle 8:37, alle 9:03. È lo stesso, non c'è la doppia spunta, quindi non parte. Inoltre, il datore di lavoro dirà che lei gli risponde a un certo punto e gli dice che non vuole più andare a lavorare da lui. Sì. Però questo messaggio purtroppo Luca lo ha cancellato e quindi non è possibile vedere Luca, l'orario. ma Luca è il fratello? No, Luca è il datore di lavoro. Ah, ok, Luca è il datore di lavoro, perché mi Fratello. sto confondendo. Sì, però allora io l'altro giorno ho seguito la missione e il datore di lavoro, che si chiama Luca, giusto? Luca. Parlava con un'altra persona dove lei si era messaggiata, con la quale lei si era messaggiata. Chi è l'altra persona? Il pizzaiolo? E poi c'è questo pizzaiolo, forse è lui. Il pizzaiolo si chiama Cosimo. Ok, perfetto, sì. Invece l'amico non hanno detto il nome, io l'ho chiamato l'amico. L'amico speciale.
che ci ricorda qualcuno. Sì. Comunque, questi sono i personaggi di questa storia. Da questo momento Mara sparisce. Molta attenzione si è dato all'ultimo messaggio, quello delle 6:20, quando dice al suo amico: voglio mollare la pizzeria. Sì, Però. allora facciamo una sorta di recap, no? Per fare chiarezza per chi non conoscesse il autore. Questa ragazza sparisce a una certa ora, d'accordo? Sparisce dopo essere uscita dal lavoro, giusto? Sì. Diciamo 2:30, 3, l'ultima volta che viene vista da Luca, dal datore di lavoro. Cioè lui a 2:30, 3 di no, ma lì in pizzeria come c'era arrivata? Come c'era arrivata non lo sa nessuno. Quando è andata a prendere le chiavi, quindi intorno alle 2:30, 3 di notte, Luca dirà con un camion, tra l'altro targato Polonia, che ha proseguito poi per conto suo. Si è fatto l'appello affinché questo camionista si faccia vivo, però se è straniero è un po' complicato, insomma. E poi, come è tornata indietro, lui dice di averla vista. Prima si è fumato una sigaretta fuori dal Quindi lei ristorante. sarebbe tornata alle 2:30, stavo dicendo PM di notte, alle 2:30 di notte. È tornata per riprendersi le chiavi di casa che aveva lasciato in pizzeria. Quindi Luca, il padrone della pizzeria, cioè quello che ha dei problemi con la giustizia, che non può averla accompagnata a casa, diciamo, ha detto l'ha vista, si sono fumati una sigaretta e poi è andata via, giusto? Ma Sì. l'ha vista uscire dal locale insieme, l'ha vista uscire dal locale e montare sopra il camion? No, è arrivata. Lui dice che è È arrivata, arrivata poi con il come è camion. ripartita, nel Non lo ripartire l'ha sa. vista avviarsi a piedi, quindi non Ok, vabbè, si è se fosse visto stato il camion l'avrebbe aspettato di voi. in passaggio, non lo sa. Tra l'altro dice che le aveva offerto la possibilità di rimanere a dormire lì perché ci sono delle stanze, ma lei aveva rifiutato, insomma, e si era quindi allontanata. Non so, ci sono stati due vicini di casa che avevano testimoniato dicendo di aver visto la donna alle 7, uno alle 8:30 di sera e uno alle 21:30, smentendo quindi il fatto che lei fosse a lavoro a quell'ora. Però è anche vero che c'è stato un testimone che si è presentato di sua spontanea volontà dicendo che quella sera è stato a quel ristorante e che Mara, nel digitare un caffè, si era sbagliata, invece probabilmente di scrivere 1,10 euro, aveva scritto 1.010. E quindi era stata rimproverata da Luca, però poi Luca si era subito messo in contatto con il commercialista che gli aveva spiegato come fare per correggere questo errore e tutto si era Ok, risolto. Però infatti sì, questo no? testimone è importante perché la vede lì al ristorante la notte fra il 7 e l'8. Quindi i due vicini di casa probabilmente si sono sbagliati. E poi c'è il ritrovamento di una strana cartellina venuta sempre da un vicino di casa. È una cartellina che contiene dei bigliettini, sicuramente scritti da Mara, con degli strani messaggi. C'è scritto 8 marzo, oppure comando dei carabinieri, medico legale, autopsia, camera mortuaria, Napoli, Ministero dell'Istruzione Giovani, Ministero di Difesa, Ministero di Giustizia. Inoltre, sugli specchi di casa lei scriveva i preventivi di spesa, ma il fratello ha detto che era solito farlo, insomma, scrivere la lista della spesa sugli specchi, insomma. Sono gli specchi di casa? Sì, nello specchio di casa. Quindi segno che non voleva allontanarsi, il fratello, insomma, se fa la lista della spesa, dice che voleva allontanarsi lei. Poi, insomma, ha pure una bambina di 9 anni, difficile pensare che se ne potesse andare così senza dare notizie, Certo. abbandonando la bambina in questo modo. C'è stato poi un altro, per quello forse è partita anche l'inchiesta per omicidio ed occultamento di cadavere, perché c'è stata una denuncia fatta da una dipendente che è stata assunta subito dopo per sostituire proprio Mara. E lei aveva presentato querela che poi ha prontamente ritirato e aveva raccontato ai carabinieri che aveva chiesto lo stipendio al datore di lavoro
E questo si era molto arrabbiato, quindi ne era nata una forte discussione e lui gli aveva detto: ti faccio fare la fine di Mara. Naturalmente è stato chiesto anche questo anche a Luca e lui ha cambiato un po', ha detto che questa lite con questa signora c'era stata, ma ha cambiato un po' tutto il racconto. Lui racconta che la dipendente stava bevendo, quindi l'aveva beccata mentre stava bevendo. E quindi l'aveva rimproverata. Nella lite susseguente, lei avrebbe urlato a Luca: perché cosa mi vuoi fare? Mi vuoi far fare la fine di Mara? Quindi ci sono due versioni un pochino discordanti su questo. Cosa può essere accaduto a questa signora? Io ripeto, per me il dubbio mi viene già da quel messaggio delle 2 di notte, quando sembra rispondere 2 volte alla stessa domanda. Per me già lì potrebbe non essere lei, naturalmente non ne ho le prove di questo. Potrebbe già il cellulare essere in mano a qualcun altro. Quello per me mi fa. Tutti hanno considerato l'ultimo messaggio, quello dove dice che vuole licenziarsi, no? Però io partirei da molto prima, mi insospettisce Anche molto. quello è molto strano perché lui utilizza un linguaggio che non è della loro zona. Mi dice: mi trattano come una pezza da piedi. Pezza da piedi si usa dire, diciamo, dalla Toscana in giù, giusto? Sì, si dice anche da noi, però Come magari in sei di giù rispetto. Piemonte non è una frase tipica. Non è una frase tipica del Piemonte, probabilmente. E quindi sì, il fratello lo ha fatto notare questa cosa. E poi c'è la foto del profilo WhatsApp. Di solito dice che i parenti, il compagno, l'ex compagno e il fratello Fabrizio hanno detto che di solito la foto del profilo era di solito quella di o di Mara, la foto sua di Mara, o di Mara con la bambina. Invece quella notte l'ex compagno è sicuro che la foto è stata cambiata giusto quella notte, la foto WhatsApp si parla, invece è una foto dell'araba fenice, che è strano per lei, perché lui dice non metteva mai queste icone, usava sempre la sua foto, quella della bambina. E questo l'ha fatto molto pensare, anche questo cambio dell'icona su WhatsApp. Praticamente, diciamo, di stranezze ce ne sono più di una. C'è il racconto che fa Cosimo, come abbiamo detto prima, però sicuramente con gli inquirenti avrà chiarito la storia di essere accompagnato, di accompagnare lui, lei, insomma. E l'icona è l'uso della parola pezza da piedi, che era inusuale per lei. E anche il messaggio stesso, quello di voler cambiare lavoro, lo vai a dire alle 6 di mattina a una persona che conosci da poco. Sembra strano. E guarda caso, un paio d'ore dopo c'è il datore di lavoro che la rimprovera perché non è arrivata al lavoro e poi lui dice di aver ricevuto un messaggio da parte di lei che si licenziava praticamente in quel messaggio. Un messaggio che però purtroppo Luca ha cancellato. Possiamo pensare anche. Fra le ipotesi che si possono fare, le più disparate, possiamo anche pensare che lei, allontanandosi a piedi, magari ha fatto l'autostop e ha fatto un brutto incontro, oppure, visto che il giornalista di Chi l'ha visto, lo stesso che aveva ritrovato il corpo di Antonella Di Massa, ricordate la storia, il giornalista ha trovato una chiave, un portachiavi, un delfino, che è molto simile al portachiavi che usava Mara. Naturalmente gli inquirenti andranno a vedere se quelle chiavi aprono la sua casa.
si può pensare a un incidente stradale. Lei si è avviata lungo quella strada e magari si è alzata investita e il corpo fatto sparire, se quelle chiavi sono le sue. Questa è l'ipotesi, è un'ipotesi probabile. Certo, allora il giornalista di cui Non parlava ricordo Franca, il nome, sì. Francesco Pierpaolo Del Re. Ah, Pierpaolo Del Re, sì, lui. Ha trovato queste chiavi, sarà facile vedere se sono quelle di Mara oppure no. Potrebbe Sì, essere questo, però certo, la credo strada credo che abbiano tutto segni di Senti incidente. Franca, è un dato di fatto che qualcuno, secondo me, all'interno di questa storia mente. Sì. Perché anche analizzando i fatti, le cose, i modi di dire, cioè anche il fratello ha detto, il fratello era giusto, il Sì, fratello ha detto che compagno. non è possibile che l'abbia scritto pezzo a piedi perché è un intercalare che si usa, diciamo, al sud, Sì. centro-sud dell'Italia, quindi non, cioè, anche secondo me riguardo al messaggio di prima che tu hai prima descritto, prima dice no, va bene, ok, allora ci si vede domani, ma puoi risolvere per il fatto la macchina, tranquillo, quindi era chiusa lì e dopo un po' gli riscrive, quindi secondo me come probabilmente c'è stato un cambio di mano lì. Sì, lì mi fa pensare a un cambio di mano. E anche il fatto che dà appuntamento per la colazione. Anche questo è molto strano, perché lei aveva terminato il turno lavorativo molto tardi, era tornata indietro per prendere le chiavi e poi doveva attaccare la mattina, credo, alle 9, quindi aveva pure poche ore per riposare. Non credo che potesse trovare il tempo di andare a fare colazione con l'amico, No, insomma. ma infatti. Senza dormire tutta la notte. Secondo me il mistero inizia dalle 2, quando c'è la risposta per la seconda volta allo stesso Esatto. messaggio. Da lì comincia. Però attenzione, il messaggio è alle 2, hai detto? Sì, alle 2 risponde: Mannaggia, però domani li avverto prima. Ma scusa, il proprietario non ha detto averla vista alle 2:30? Sì, 2:30, sì. È tornata indietro perché aveva lasciato le chiavi. Ok, però quindi alle 2, quando è stato rimandato il messaggio, lei era viva. Era viva e credo da quello che dice, Mannaggia, però domani ti avverto prima, forse era ancora al lavoro. Quindi si è allontanata da poco, di poco tempo. Quando torna Ah, indietro ok. a prendere le chiavi, sarà forse allontanata da poco. E torna subito indietro perché si accorge di no, Questo è un che non... grande mistero, questo è un grande mistero, Sì, credo ci io darà del filo a torcere. escludo assolutamente che lei si sia allontanata da sola, di sua Sicura, volontà, lo escludo. sicuramente, sicuramente. Purtroppo, ne parlavamo pure in privato, quando c'è la sparizione di un maggiorenne, e lo stesso caso riguarda Resinovic, ma tanto altre persone maggiorenni, purtroppo la prassi è quella, si parte sempre con allontanamento volontario. Infatti, solo dopo 3 mesi sono andati a vedere in casa. Tra l'altro, gli inquirenti hanno visto la macchina è una Panda verde, la macchina di Mara, effettivamente aveva dei problemi ai freni e quindi effettivamente era senza macchina quel giorno. Purtroppo questo però è la prassi, si fa sempre così quando la persona che Certo. scompare è maggiorenne, si parte sempre con l'ipotesi di scomparsa volontaria. È vero che forse le cose dovrebbero cambiare, magari partendo con l'ipotesi peggiore, si risolvono prima i casi, non lo so. Poi certo, se la persona è davvero scomparsa di sua volontà, sarà chiamata a pagare le conseguenze, a pagare le spese sostenute per la ricerca, chiaramente. Perché uno maggiorenne è libero di fare ciò che crede, ma soprattutto dovrebbe avvisare chi gli è intorno che vuole andarsene, chi gli è intorno così c'ha l'anima in pace, se n'è andato di sua volontà e tutto si risolve così. Anche Resinovic è partita, molti accusano che è partita male, ma tutte le persone maggiorenni che A scompaiono. proposito di questo, mi ha fatto ridere un commento che è stato fatto l'altro giorno dove uno dice: ma perché non lo ammette nessuno che è stato il marito?
Non lo so, su quale No, forse perché non ci sono le prove, forse magari posizione? perché. Sarà quella la ragione? Non lo so. Però se ti ricordi, Angelo, quando sparisce la Resinovic, quasi subito poi l'ipotesi di allontanamento volontario viene cambiata con sequestro di persona, stranamente. Uno strano cambio, sequestro di persona. Invece per questa Mara purtroppo sono passati 3 mesi e il fratello è stato lui a spingere affinché l'inchiesta venisse cambiata in omicidio e occultamento di cadavere. Lui sicuramente si è basato per il fatto dell'ex dipendente che aveva fatto querela. Però gli inquirenti gli hanno subito dato retta, insomma, l'inchiesta è stata immediatamente modificate, evidentemente hanno degli elementi sospetti anche loro per questo caso. E un'altra cosa poi che trovo strano per chiudere è anche l'appuntamento che dà all'amico l'8 marzo alle 14:10. Come ti devi vedere già la mattina per far colazione Esatto. e hai necessità di dargli un secondo appuntamento, glielo dai di persona, insomma, voglio dire. Assolutamente sì. Perfetto, per ora rimane ancora un mistero, la scomparsa di Mara Favra, va bene? Favro. Favro? Favro. Di Mara Favro, bene. E il sonno, che altro mi dà fastidio. Mara Favra, se ci sono notizie, ci saranno notizie, saremo i primi a farvele sapere, d'accordo? Tra l'altro, vi invito ad andare a vedere la foto, quella in bianco e nero, quella buia, perché è molto, molto inquietante. C'è gente che non ha neanche dormito dopo averla vista. Perfetto, Franca. Allora, io introdurrei un attimo Greta Sprafico, però io nel frattempo mi devo allontanare un minuto, va bene? Comincio a parlare tranquilla e beata, mi dovrei sparire, ok? Prego. Insomma, Greta, ce la ricordiamo tutti, ci è rimasta un po' nel cuore la sparizione di questa donna. Lei si trasferisce a Porto Tolle per un po' di tempo perché deve vendere la casa del nonno. Ma sparisce 2 giorni prima della vendita del rogito di questa casa. Sparisce, di lei non si trova più nulla, non si trova neanche la sua macchina nera con cui si muoveva. Negli ultimi tempi, come notizia, diciamo, come notizia importante, c'è stato quello che alcuni abitanti nei dintorni della foce del Po avevano visto qualcosa nel fiume. Naturalmente si è pensato che fosse la macchina di Greta. Poi non hanno dato più notizie, quindi non vi so dire con precisione cosa era quel qualcosa che le persone hanno visto. Ma visto le lungaggini, posso immaginare che non fosse nulla di importante che riconducesse alla sparizione di Greta. Purtroppo direi, perché anche trovare la macchina potrebbe dare un indizio su ciò che è successo a questa donna. Come ricorderete, lei scompare dopo aver passato un pomeriggio e una notte insieme a un amico, Andrea Tosi, anche lui. Come lei, appassionato di musica rock, lui è un batterista, e Tosi aveva raccontato che l'aveva vista un po' in difficoltà, tanto che nel guidare la macchina, perché avevano fatto dei giri intorno alla foce del Po, l'aveva vista un po' strana, quindi si era messo lui alla guida, perché sbandava, perché non stava bene, insomma. Hanno passato tutto il pomeriggio insieme a parlare di musica, sono andati in vari bar insieme fino alle 2 di notte. Intorno alle 2 di notte lei ha deciso di tornare a casa sua e aveva chiesto ad Andrea se poteva accompagnarlo. Ora, Andrea ha subito precisato che non voleva nulla, voleva solo compagnia perché non voleva stare solo. Lui non l'ha accompagnata, probabilmente si è pentito di questo. Perché anche lui ha una compagna e quindi non voleva dare adito a nessun brutto pensiero, insomma. Però non avendola vista bene, l'aveva seguita un po' con il cellulare.
e si era accorto che il suo cellulare WhatsApp si ferma intorno alle 3:06. Infatti lei aveva mandato dei messaggi al suo compagno proprio a quell'ora. Di lei poi si ha un'immagine intorno alle 5:30 di quella mattina stessa con la macchina in direzione Barricata, dove era stata anche insieme ad Andrea. E a un certo punto la macchina scompare, lì ci sono le telecamere lungo tutta la strada e la telecamera successiva non la riprende più. Da qui era nato il suo mistero. Poi insomma, chi ha seguito lo sa, si sono aperte un po' le discussioni in famiglia sull'eredità, perché pare che ci sia un testamento olografo redatto dalla donna a favore del suo compagno. Naturalmente, insomma, subito contestato dalla famiglia di Greta. La madre, ha fatto richiesta come si dice, non mi viene il termine, Lo ha insomma. impugnato. No, impugnato no, non lo può impugnare perché il corpo non c'è, può darsi che Greta sia viva, no, non lo può impugnare. Ha fatto la circonvizione di incapace, ha fatto richiesta di circonvizione di incapace, tutelandosi probabilmente nel caso in cui venisse ritrovata Greta non più in vita. Perché Greta in realtà è una donna benestante, ha ereditato molto da suo padre, e i fratelli e la madre hanno rinunciato a quell'eredità proprio per favorirla. Quindi lei è una donna piuttosto benestante. Quindi probabilmente si aprirà la discussione sul testamento, ma nel caso in cui non venga ritrovato il corpo di Greta. La speranza è che lei sia viva perché c'è stata una segnalazione dalla Svizzera e alcune sue amiche hanno ricevuto delle telefonate anonime, senza, delle telefonate mute, proprio provenienti dalla Svizzera. E siccome Andrea Tosi aveva detto che nel pagare la consumazione a un bar Greta gli aveva dato il suo portafoglio e nel portafoglio c'erano molti soldi, si può immaginare che lei abbia utilizzato quei soldi per espatriare. Però la domanda è sempre la stessa: perché non avvisare la famiglia se non vuoi più avere rapporti con loro, e soprattutto perché sparire a due giorni d'arrogito. La logica direbbe: mi prendo prima i soldi e poi faccio la vita che voglio. Invece sparisce, non ci sono movimenti bancari, non c'è niente, niente di niente. Questa segnalazione aveva riaperto le speranze di riuscire a capire qualcosa, se veramente nel fiume c'era la sua macchina. La speranza era che lei non fosse nella macchina, chiaramente, ma che almeno con quella macchina si potesse capire dove era finita lei. Non si hanno notizie, probabilmente non era nulla di importante dentro al fiume. Però è importante che la gente stia allerta, insomma, che sia un caso ancora molto seguito da parte della gente, perché magari qualcuno può riconoscerla se si è camuffata, perché lei aveva problemi di salute, quindi poteva essere anche imprevedibile, i suoi comportamenti potevano anche essere imprevedibili. Aveva avuto una specie di un'intossicazione da metalli pesanti che non riusciva a curare. E si stava curando con un medico a Catanzaro, però i fratelli hanno fatto capire che lei prima di questa cura prendeva già dei farmaci e quando aveva dato notizia in famiglia che voleva seguire questa cura, loro si erano raccomandati, gli avevano detto: sì, fai tutto quello che vuoi, però non lasciare i farmaci che stai prendendo. Ora, se lei ha lasciato quei farmaci oppure no, non lo sanno neanche i fratelli. Però, da come ce la descrive Andrea Tosi, quel giorno troppo bene non stava. I fratelli hanno confermato più o meno che lei aveva comunque paura di stare solo la notte. Questo coincide con quello che ha detto
Andrea Tosi quando aveva avuto la sensazione che lei avesse paura a stare sola, non volesse stare sola quella sera. Quindi probabilmente era un problema suo, visto che anche i fratelli hanno confermato questo, che gli capitava di non voler star sola, di aver paura a stare sola. Continua il mistero di questa donna, soprattutto perché non si trova la macchina ed è molto, molto strano. Trovare la macchina potrebbe essere un indizio per capire dove è diretta, se è diretta da qualche parte, cosa le è successo, ma purtroppo. Anche questa volta non si è trovato nulla, probabilmente. Non ci sono più notizie su questa ricerca. Sono intervenuti i sommozzatori per vedere cosa fosse questo oggetto, chi aveva visto l'oggetto. Però il fatto che non si hanno notizie fa pensare che no, non sia la macchina di Greta, ma qualche altra cosa. Tu che ne pensi, Angelo? Evviva Greta! Ok, no, allora, sì, tentavo di interrompere prima, però per il discorso fatto quando si pensa che sia in viaggio in Svizzera, a destra e a sinistra, insomma, io che non credo che sia ancora in vita, credo che sia in vita e credo che il movente là sia economico. Non voglio tornare un attimo indietro, fare una progressione, anche il fatto della ragazza, una donna, una ragazza. Donna è diciamo, il genere maschile e femminile, donna. Mara Favro, lì mi torna più difficile il movente, se non, come avevi detto anche tu, se non erro, il fatto che qualcuno ci avesse provato e lei non ci fosse stata. Allora, a quel punto, scusate, vi è sorta una sorta di punizione che è andata a finire male. Io le persone che scompaiono così e senza, cioè è difficile pensare che questa donna, sto parlando di Greta Sprafico, dall'altro sembrava piuttosto realizzata sia a livello economico che a livello di amicizie, a livello sentimentale. Quindi c'era una serie di cose che ci lasciano pensare che la sua vita scorreva abbastanza tranquilla, a parte la malattia che c'è sempre da prendere in considerazione, che magari le ha fatto perché pensare di avere una malattia come l'aveva lei. Ora per lei si era curata, stava piuttosto bene, però prendeva anche i psicofarmaci. Bene, questo è un dato di fatto. Quando prendi i psicofarmaci, te lo dico io da studente di psicologia, non stai bene. Puoi Infatti. dire tutto quello che vuoi, sto bene, sono migliorato, ma finché prendi i psicofarmaci non stai bene, altrimenti non avresti bisogno di psicofarmaci. Poi è una storia lunga che vanno diminuiti volte e volte, i pensieri sono si possono assolutamente sono opinabili, però finché pigli non mi viene il nome della benzodiazepina, ok, Scioglilingua, come uno scioglilingua. benzodiazepina, non me lo ricordo come si chiama, lo sai che io l'ho anche studiata, la benzodiazepina, ok, la benzodiazepina è il principio attivo dello Sì, Xanax. penso ancora se una persona ha bisogno dei farmaci e non li prende. Credo che sia Allora, anche questa cosa qui tu hai detto, no? Loro non sanno se se li è portati o meno, ma in casa li hanno trovati? Questo non lo so. Perché Loro si erano raccomandati di non sì, sospendere. però anche questo fatto, noi allora non sto dicendo male dei fratelli, assolutamente, non lungi da me il farlo, non è dare come dire, delle spiegazioni scientifiche da noi facciamo i divulgatori e continuiamo a fare questo. Soltanto io da divulgatore mi faccio appunto delle domande. Dicono non si è portata via nulla. Si sarà fatta fare qualche ricetta? Cioè, un medico gli ha fatto ricetta, io quando prendo le scarpe, il dottore mi segna lo Xanax, io ne posso prendere tre. Se io ho intenzione di sparire da qui a 6 mesi, mi metto da parte una buona scorta, facciamo per parlare, attenzione, non ho detto che è successo questo. Magari invece di prendere, ne prendo tre, diluite il tempo, perché generalmente la farmacista a me mi dice, guarda, ne puoi prendere tre con questa ricetta, due te le posso dare subito, la terza la viene a prendere, magari fra qualche giorno, insomma, fra una decina di giorni, che dura un mese la ricetta bianca. Magari se lei ha messo diverse scatole da parte,
e poi magari ha deciso di scappare, cosa che non credo sia successa in questo caso, che io credo che lei sia stata fatta, sia stata fatta del male, non voglio usare la parola, io voglio usare, tu avete capito quale, sì. Realmente anche perché è sparita con la macchina in tutta Europa non è stata mai avvistata. Ora, se noi sappiamo il marchio della macchina, il modello della macchina, la marca della macchina, la targa della macchina, che tipo è la macchina, e con questa donna che è sparita, bene o male, una volta non ti vedono, due volte non ti vedono, cazzo, scusate la parola, alla terza ti beccano. Mm-hmm. Quindi non è strano, o la macchina è stata messa, a lei gli è stato fatto del male e la macchina è stata infilata in un garage, perché è stato anche dragato il fiume, il Po, se non sbaglio, no? Sì. Un pezzo, sì, del Po in cui si presume lei sia passata e non è stato trovato assolutamente. Poi il Po è lungo, poi è lungo, magari 20 km più sotto non hanno guardato, magari lì. Però già che sparisce la macchina, io anche quando fanno vedere, ormai io non voglio dire sono esperto perché non sono un criminologo, però anche quando fanno trovare le macchine, no? Qualcuno fa sparire una persona, poi prende la macchina, la porta davanti alla stazione o davanti all'aeroporto per far vedere che questa persona è andata. Tra l'altro adesso ora ci sono anche i biglietti illuminativi e quindi se tu sei montato sul treno, io ho fatto il biglietto tu sai per fare cosa, non stiamo a raccontare, per scendere giù, e ho dovuto mettere il nome e cognome mio e del compagno che viene con me, quindi il nome e cognome è dato di nascita, quindi se io dovessi sparire si sa che ho preso quel treno a quella ora, eccetera, eccetera. Quindi adesso non fanno più finta di lasciare le macchine delle persone davanti alla, come è successo, non mi ricordo, un caso molto interessante di una ragazza che abitava con i genitori, tra l'altro una ragazza anche in carne, va bene, ma ciò non toglie che era molto bella, forse tu te la ricordi perché stai facendo una faccia, voi non la vedete, ma la faccia, la Franca sta facendo le facce straniere, di quella ragazza che non andava d'accordo molto con il ragazzo, però è sparito, lui è stato, diciamo, accusato di averla uccisa, eccetera, eccetera, ma mai, non è mai stato condannato. Te la ricordi? No. Che è quella ragazza di Pescara? Di Pescara, sì, esatto. Bella ragazza, sì. Esatto, sì. Il mio dire può essere in carne, non voleva essere offensivo nel modo più assoluto, perché sono anch'io in carne, figuriamoci, in carne, una bella buzza, come si dice. Una bella ragazza, un po' robusta, ma una bella, sì, ragazza. Sì, esatto. Quindi, sì, dopo, sì, che aveva detto alla famiglia che sarebbe partito col ragazzo in vacanza. Esatto, bravissimo, esatto, è quello. Sì, sì. Non mi ricordo come si chiama. Sì, non mi ricordo il nome, non me lo ricordo. Ricordo Pescara perché è delle mie parti, quindi mi è rimasto impresso. Dov'eri te quel giorno? Dov'ero non te lo so dire, sono passati tanti anni. Però poi i familiari trovarono, se non sbaglio, una lettera lasciata da lei sotto il materasso. Esatto, bravissimo. Dove lei diceva quello che doveva fare, non mi ricordo. Sì, e poi lui gli dice che l'ha accompagnata e l'ha portata alla stazione. Sì. L'ha accompagnata alla stazione e l'ha lasciata alla stazione e lei ha preso un treno, eccetera, eccetera. Ma ai tempi però i biglietti non erano nominativi. Te lo facevi, vedi, ti torna al discorso che ti facevo prima. Non erano nominativi, quindi potevi fare un biglietto anche per la Sicilia e non risultava. Invece ora c'è almeno, io parlo dei biglietti, attenzione, perché tanto so che qualcuno dirà, ma io li faccio tramite l'applicazione e lì va messo il nome e cognome. Non so se è un biglietto che vai a fare in stazione, te lo fanno senza nome, o te lo fanno senza nome o col nome, Frank? Ma non lo so, guarda, non mi è capitato più di fare biglietti alla stazione, perché ma tu sei andata poco tempo fa a Bologna in vacanza. Ho fatto online il biglietto. Ah, ok, quindi hai dovuto mettere nome e cognome, certo. Sì. Non lo so, la stazione. Sì, però già per ritrovare la macchina sarebbe importante trovare, certo, qualche indizio, se ha lasciato il telefono, per esempio. Perché no, il telefono l'ho trovato a casa, il telefono di Greta era a casa, sì. No. Assolutamente, ritrovare cose che sono appartenute a lei è piuttosto importante, no? Per tanti motivi, prima perché si può analizzare il traffico telefonico, si può fare, come dire, si possono anche fare delle deduzioni, delle ipotesi, eccetera, eccetera. Così se tu non sai, cioè se non sai, è perché, diciamoci la verità, ci sono alcuni casi, no, che dove le persone sembrano svanite nel nulla, cioè sparite, paf, cammino, paf, non si sa più dove sono, loro, il mezzo in cui viaggiano, eccetera, eccetera, perché tante volte si ritrova la macchina, all'interno della macchina si possono trovare
dei dati del DNA, eccetera, eccetera, che noi sappiamo. Ti ricordi il caso di, saluto la mamma perché so che ogni tanto ci segue, di Cristina Colinucci, te la ricordi? Sì, quella ragazza. Lì è stata trovata la macchina di fronte al convento. Sì. È un depistaggio, è un depistaggio. Intanto la macchina c'è, anche se dopo 40 anni, povera Stella, noi non sappiamo che fine abbia fatto. Cioè io un'idea me la sono fatta, che la fine l'ha fatta. Ma non la voglio dire, ma insomma, tanto siamo tutti maggiorenni vaccinati, cerchiamo, famosi a capire. Certo. E quindi... io ci avevo sperato che trovassero la macchina di Greta, seppur... Ma se fosse stata la sua di macchina, sotto un... come dire, sotto un... che dirti, in un, nel Po era, giusto? Sott'acqua... già ci poteva dire qualcosa, anche se ti devo dire che se io sono estremamente convinto, un dato di fatto, che è vero che te puoi trovare la macchina, però non hai trovato il corpo, quindi anche se te hai trovato la macchina, magari questa persona ce l'ha spinta. Sì, certo, certo. E non è detto che c'era lei dentro, ci fosse stata lei dentro, no? Quindi anche lì è una situazione da valutare. Io ti dico la verità, spero con tutto il cuore, no. Sono anche un po' disfattista, ma io credo che Greta non sia più con noi. Tutto fa pensare questo, no? Però la speranza è sempre l'ultima a morire. La speranza è sempre l'ultima a morire, e sta di fatto che, ripeto, anche questa persona sembra svanita in nulla. Però se non ricordo male, ma c'è anche un indagato, no? Allora, è stato indagato Andrea Tosi a suo tempo, però poi è stato scagionato. Sì, esatto. Esatto. Ora si sa che c'è un altro indagato, non è stato fatto il nome della persona che è indagata. C'è questo sviluppo, però finora non si sa chi è, non si sa l'altro indagato. Non si sa chi è indagato ad oggi, cioè no. C'è un indagato, però non sappiamo chi è per cosa. Mm-hmm. Anche questa è una... È una cosa strana. Comunque i familiari hanno fatto capire, insomma, che Greta comunque bene di testa non stava. Ah. E alcuni malesseri, e forse penso sottilmente hanno fatto capire che anche questa intossicazione da metalli pesanti fosse un po' un problema che avesse lei nella sua testa, più che altro. Lo fanno capire così fra le righe, insomma, non sono molto, molto convinti che lei avesse davvero questa intossicazione. La più forza è un problema suo di testa. Però Franca, gli avevano detto di non lasciare i farmaci. Però Franca, scusami, anche qui non ho capito molto. Lei si vede durante alcune ricerche che ha fatto, chi l'ha visto. Si vede che praticamente continua a guardare la foto di della Favro, e quella lì è veramente inquietante. Sì, inquietante. Sì. È inquietante. È inquietante soprattutto perché viene spedita, inviata alla figlia. Ti ricordi l'orario in cui viene inviato? Aspetta, sì, ce l'ho scritto. Aspetta un attimo. Alle 5:32. Di mattina? Di mattina, sì. Vabbè, questa alle 5:32 manda foto, poi si dovrà vedere con questo tizio per andare a fare colazione alle 8:30. Sì, dopo 3 ore circa. Certo. Manda però questa foto. È strano che sia stata inviata soprattutto alla bambina, perché una foto così non può che spaventare una bambina di 9 anni. Ma infatti, sì, non c'è delle cose che non tornano. Sono molto strano questa cosa. Ne parleremo ancora con più. Se avesse voluto chiedere aiuto, forse le sarebbe convenuto più scrivere aiuto che mandare una foto, no? Esatto. Non si fa inviare una foto. Boh, stranissimo, è partita in automatico. Ma mentre fai il verso, allora se voi la vedete, cioè, so che l'avete vista sicuramente, si vede lei che fa la linguaggio, cioè partita in automatico. Boh, non so. A me sembra, in realtà, questo è il mio punto di vista, sono un grafico, quindi. Quando faccio il mio lavoro mi faccio aiutare dai grafici professionisti. Quella foto sembra la stessa foto della montagna, ma modificata con un filtro. Tutto lì. Dal mio punto di vista è quello. Poi chi l'ha visto ha fatto vedere, cioè un tecnico mi porti davanti questa cosa, perché secondo me è quella lì è la foto che fanno vedere a chi l'ha visto, senza se e senza ma. Sì, poi vista insieme all'altra sembra proprio la stessa. Sì, infatti, cioè nel senso è come se
ripetessi il jazz, secondo me è quella modificata o gli è partita per sbaglio, ma se gli fosse partita per sbaglio gli avrebbe detto scusa, ho sbagliato, no? O l'avrebbe cancellata, visto che c'è la possibilità adesso su WhatsApp di cancellare le fotografie. Bene, torniamo un attimo alla Sperafico. Quindi stavamo dicendo che non ci sono, che c'è un indagato, anche se io mi posso immaginare chi può essere indagato, non lo voglio dire stavolta, voglio beccarmi nessun tipo di denuncia. Quindi anche te ti immagini chi può essere stato, no? Cioè, chi, Oddio, no, 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 ho sbagliato, non chi può essere stato, chi può essere indagato. sì, non lo so però, non ne abbiamo la certezza. Finché non faranno il nome, non sappiamo chi è Esatto, l'indagato. esatto. Bene, bene. Adesso noi vi dovevamo parlare di Liliana, in realtà no, perché mi abbiamo detto che parlava di Liliana, perché vedo che la Franca fa, sto scherzando, si parlerà di Liliana, ovvio, fa diversi la Franca, voi non la vedete, ma io sì. Stavo dicendo, parliamo di Liliana, invece no, perché abbiamo esaurito il tempo. Però vabbè, visto che nel titolo c'è. Però abbiamo voluto approfondire un attimino i due casi, soprattutto la Favero, che è molto interessante, e ne parleremo di nuovo. Anche Sì. questa volta di Liliana Resinovic, Sebastiano, ora è uscita la polemica che Sebastiano è stato visto in un supermercato a Lecco. Chissà che ci faceva a Lecco Sebastiano, ci faceva gli affari suoi, ve lo dico io, perché non ha nessuna pendenza giudiziaria come tutti gli altri. E quindi può andare a fare la spesa sia a Lecco che in Austria, che in Germania, a Napoli, dove cazzo dove gli pare. Scusate. Insomma, Quindi si fanno è dei discorsi assurdi. È libero di fare ciò che crede, come tutti noi. Quindi era in un supermercato a Lecco a fare la spesa. E allora. Lunga, se lo vedete, Lecce Lunga, dove mi servo anch'io. No, io però non mi servo a quello di Lecco, mi serve a quello di Prato. Non ci trovo La nulla. Franca va ai discount, io no, vado alla Celunga. Io sì, vado al discount. Sì, discount. Ma mangiamo fuori tutte le sere, ai baglioni. Va bene, e no, nulla, cosa da dire? C'è da dire che purtroppo, ragazzi, siamo ancora rimasti, diciamo, al fatto del suicidio, giusto? Per ora non hanno, in realtà gli inquirenti sono stati No, molto. allora, volevo specificare questa cosa qui. È vero che che da suicidio è passato a omicidio, giusto? Sì, Il capo di accusa. l'inchiesta adesso è omicidio, È sì. omicidio. Però l'omicidio va dimostrato. Cioè anche, allora, prima era stata valutata come scomparsa volontaria. Subito dopo è stata infilata come sequestro di persona, Sì. giusto? Subito dopo, visto che non tornavano, omicidio. Però queste cose, anche il sequestro di persona non è stato, diciamo, dimostrato. Quindi siamo passati all'omicidio. Bisogna dimostrare che le persone siano coinvolte. In questo caso, secondo me, non è coinvolta nessuno. Ora c'è questa cosa che mi lascia molto perplesso, perché il fatto che tante persone, tra l'altro anche una nota professionista che io conosco tramite Facebook, passiamo il nome di Maria Baldi, perché lo possiamo dire, che lo dice lei, non l'ho visto io, l'hai visto tu, mi pare che l'hai visto tu. Lei dice che può essere stata messa in un frigo, giusto? Sì, che può essere nel carso, dice, non Ah, sappiamo, ok. perché lì le temperature sono più rigide e poteva essere. Ok, no, no, Maria Baldi è genetista, e penso a chi l'ha visto, quindi non è una donna stupida, nel modo più assoluto, è una scienziata. Quindi noi dobbiamo ascoltare. Faceva l'ipotesi che il corpo era stato messo in un bagagliaio di una macchina e portata. Ha lasciata poi lì, lasciata nel carso Sì, poi. lasciata per tutto il tempo dentro la macchina, per questo questa posizione un po'. Cioè, quindi questa, vediamo se ho capito. Liliana è stata uccisa, tra virgolette, ok? È stata infilata nel bagagliaio di questa macchina, va bene? Lasciamo perdere a prescindere da chi lo dice. Quindi è stata presa nel bagaglio della macchina, e la macchina è stata portata nel carso nessuno l'ha vista, la macchina è stata 15-20 giorni là nel carso. Sì, al freddo, parlava addirittura di neve, ora io non so se lì c'era la neve in quel periodo là, e quindi poi riportata nel boschetto. Mi pareva facesse piuttosto caldo, anzi, per essere dicembre. Magari sul carso era più freddo, non lo so.
però Devo chiedere alla consorte quante alti il cazzo, perché non lo so. Lei c'aveva la casa, quindi sa benissimo. Però sì, più alto è Trieste, sicuramente la temperatura sarà un pochino più fredda rispetto alla città. Come lo era, se non sbaglio, di 4 o 5 gradi all'interno del boschetto rispetto alla chiaramente città. più freddo, certo, un bosco. Il Sì, boschetto è all'interno della città, non me lo scordate, insomma. però è un bosco, quindi è più freddo rispetto alla città, chiaramente. E con lei Anche faceva ad... questa sì. ipotesi, tutto sommato era pure balenata in passato questo tipo di ipotesi, però se fosse così c'è da farsi alcune domande. Perché riportare il corpo nel bosco? E correre il rischio. Tanto valeva lasciarla per strada lì sul Carso, ora io non so come dove fosse nascosta. E lo stesso la macchina di chi? Che fine ha fatto questa macchina? Esatto, soprattutto no, allora è un dato di fatto che non. Allora, intanto diciamoci la verità: è un dato di fatto che tutte le persone che sono nelle sue amicizie, nelle conosciamo, almeno di quelle che conosciamo noi, no, non possono essere coinvolte. Sì, io ne sono altamente convinta, no? Quindi Nessuno di loro. nessuno dirà, anche se che è stata incolpato la qualunque, e quello, quell'altro, il marito, l'amica, la zia, la cugina, la nonna, secondo me nessuno c'è. Ma poi ve lo chiedo io, basta con tutto questo odio nei confronti degli altri. La gente fa quel che vuole, sarà giustizia poi a decidere chi è colpevole o meno, va bene. Quindi sì, è vero, c'è tanto odio, tante cose, però secondo me fra tutti quelli che noi conosciamo nessuno di loro ha fatto niente. Ma no, assolutamente no. Quindi come, perché l'ha detto qualcun altro, in realtà, se vi ricordate, all'inizio abbiamo cominciato a parlare di questa storia, tutti mi prendevano per i fondelli, anche qualcun altro ha ipotizzato la storia del serial killer, ma se te ti ricordi, il primo a dire del serial killer sono stato io. Se voi andate, è vero Sì, mi ricordo, o no? anche perché a Trieste c'erano stati morti un po' Esatto, strani. e infatti io e Anna Demian, non so se abbiamo già fatto la trasmissione, se nel caso vi metto il link sotto, ma avevamo deciso di farla. Lei comunque mi aveva parlato, la dottoressa Anna Demian, non ricordo se avevamo fatto la trasmissione o me ne aveva parlato. Per esempio, c'è una cartomante che è stata uccisa a Trieste, piuttosto che un altro signore. Quindi ci sono dei casi analoghi come quello di Liliana. E quindi ho pensato, magari anche sbagliando, anzi sicuramente, che ci fosse stato un serial killer, ma sono stato il primo, e se ritrovo il video ve lo mando, Sì, perché almeno verba vola scripta manent, io perché tutti possono. ricordo un video proprio con la dottoressa Demian. Ah, Era do io lei di che stava. questa? Sì, non ricordo, credo che fosse da sola, non so. Parlava appunto di questi Io e casi. lei eravamo. Io mi ricordo lei da sola. No, no, del serial killer ti assicuro che sono stato io prima dello. E allora No, c'eri anche tu. no, no, magari lo ha, magari, no, no, aspetta, calma, calma. O tu la intervistavi e lei. Allora, io l'ho intervistata sicuramente sulle 12 morti, sì, 12, mi sto confondendo con il magistrato, no, quello è un altro discorso a parte che faremo prima o poi. No, o io la stavo intervistando e parlavamo delle morti collaterali e c'erano delle morti analoghe. E quindi io ho ipotizzato che vi fosse un serial killer, o era lei che ne aveva parlato, ma successivamente a questa Sì, no, il intervista, primo sei perché stato. io l'avevo detto, anzi, io uno short l'avevo detto io, quindi sono stato il primo a dire, poi tutto a dire scemo, bisca, non capisci nulla. Bene, però datemi atto che sono stato il Siamo primo io a. testimoni che sei stato il primo e poi ne ha parlato anche la dottoressa, sì, non ricordo. Poi, per amor di Dio, ci sta anche, io sono convinto che si sia suicidato, però. A volte, come dire, si va da una estremità all'altra. Anche oggi, come ti ho raccontato prima, una l'altro giorno, insomma, ha scritto, dice: ma perché nessuno ammette che è stato il marito? E naturalmente qualcuno sotto gli ha detto: ma forse perché non ci sono prove. Cioè, sembra quasi che non si voglia ammettere che è stato lui. È stato lui perché va a fare la spesa Non all'Ecco, no? Capito? è così, non ci sono prove, questo è il punto. Non ci sono prove contro nessuno in realtà. Sì, devo dire la verità, molti hanno ipotizzato il fatto che Sebastiano andasse nelle trasmissioni, eccetera, eccetera, quindi era già lei, si sta preparando, eccetera, eccetera, cosa che a me non mi interessa. Però una cosa molto importante, io devo dire, voglio dire anche a Sebastiano, ma che ci va a fare in televisione? Ma sta a casa. Ma Questo è il anche punto. basta, ma anche basta.
Cioè, palesemente vengono dette delle stupidaggini nei tuoi confronti, palesemente, non dico da chi, come, perché, ma tu continui ad andare, ti alzi dalla sedia, fai le sceneggiate, eccetera, stai a casa. Te l'ha detto anche Paolo, che è il tuo avvocato, ti ha detto stai a casa. Io fossi te, gli darei retta. Almeno si finisce sta storia, sta barzelletta, perché mi sembra un po'. Gli Sì. altri ci vogliono andare, sono liberissimi di farlo e lasciano andare. Tu stai a casa. Tu stai a casa, ma prima. Sì, anche perché non riesce a spiegarsi bene nelle cose. Esatto, E viene questo esatto, preso come se lo facesse apposta, ma esatto. sono 2 anni e mezzo, 3 anni che va in giro in televisione, è proprio così, è fatto così, non riesce a spiegarsi bene, non è che, non, che lo fa apposta, è fatto così. Sì, ma infatti, no, ma non. Assolutamente. Anch'io sono dell'avviso che dovrebbe evitare di andare in televisione, anche perché secondo me è ora di rallentare questo circolo mediatico, questo parlare sempre di Liana, anche perché in effetti gli inquirenti non hanno fatto trapelare niente. No, infatti. Quindi non sappiamo quali saranno le conclusioni della dottoressa Cattaneo e del suo staff, naturalmente, e quello che si deciderà. Dobbiamo aspettare, la sua relazione soprattutto, Certo. sperando che ci siano delle novità che risolvano questo cosiddetto giallo, che secondo me poi tanto giallo non è. Comunque, è l'unico, ma ho la sensazione che molte persone devono giustificare la loro parcella, per cui si fanno vedere e sentire perché ma che ci sia poco. E gli inquirenti poco hanno fatto trapelare. C'era stata solo la dottoressa Bruzzone che in tempi passati aveva fatto intendere di aver avuto delle indiscrezioni che dicevano che dei 25 punti esaminati, ben 24 erano negativi. Quindi possiamo dire esaminati bene nella prima inchiesta. Rimaneva, come è rimasto, il 25esimo, cioè la nuova autopsia sul cadavere, se porta altri risultati. Non ci resta che attendere. Cioè, tutto quello che c'è intorno è veramente uno spettacolo indecoroso ed inutile, perché non ci sono novità. Di cosa vogliamo parlare? Di nuovo della GoPro, hanno parlato dell'orologio rosa, di nuovo delle formiche, di nuovo ne abbiamo parlato, sono 2 anni e mezzo che ne parliamo di questo. È meglio parlare di cose nuove, eventuali, che Sì, che verranno scoperte. ancora purtroppo non ci sono, nel senso. Non ci No, sono. volevo puntualizzare una cosa, Franca. Siccome una ha scritto, dice: ma dovete assolutamente dire che le suole delle scarpe erano completamente pulite, quindi qualcuno ce le ha portate. Ma erano pulite. Allora, intendiamo. Quindi questa donna non ha mai camminato in vita sua, visto che erano pulite. Ma prima di quello, sì, la biopsia, mentre la biopsia, scusate. Scusate, perché l'ho Va fatta bene. io. No, l'autopsia, durante il trasporto, è stato scritto, no, quando hanno portato il cadavere, che gli scarponcini rilevavano dei segni di terriccio compatibile con il suolo del boschetto, giusto? Quindi Sì. non erano pulite come dite voi, non dovete forzare le cose. Prima di commentare e passare da bischeri, leggete quello che dovete leggere e poi eventualmente fate un commento ragionato. Quindi le scarpe non erano pulite, ma presentavano tracce del boschetto. Quindi state, quando sentite che sono pulite, state dicendo una bischerata. Va bene? Sì, io ricordo, fu una delle prime notizie che arrivarono, quella sulla perizia biologica. Sulle scarpe, insomma, e dissero che c'era questo Non terriccio. mi ricordo come si chiama, la perizia ambientale, no. Sì, forse si intende per pulite La? la tomaia, la parte di sopra della Sì, scarpa, ma certo. sotto le scarpe c'era il terriccio. Probabilmente quando è arrivato in quel boschetto il terreno era asciutto e quindi non ha sporcato la parte di sopra dello scarponcino che portava, ma a parte di sotto sì, Certo, verissimo sì, no, pulita no, ma pulita. assolutamente. No, ma infatti sì, Sì, a chiaramente è scritto. forza di parlarne si dicono anche cose che non corrispondono alla realtà, perché se ne sta parlando veramente troppo. E quindi pur di attirare l'attenzione degli spettatori si dicono anche cose
che non sono Io proprio. volevo fare un appello, no? Volevo fare un appello. E questo non vuol colpire nessuno, in realtà è un po', diciamo, lo voglio dire, urbi e torbi, no? Al popolo. Il problema non è tanto quello che viene detto da chi segue questa cosa, il problema è che molte persone che seguono questo caso, come tanti altri casi, lo seguono tramite, ma va anche bene. Tramite televisione, programmi, io faccio anche i nomi, chi l'ha visto, Uno Mattina, Mattino 5, Quarto Grado, eccetera, eccetera. Però ragazzi, io voglio ricordarvi, e questo non è né un plauso né diciamo, un attacco contro le TV, che anche in televisione per aumentare lo share si dicono le cazzate, perché tale è. Sì. Quindi se sentite una notizia, non è detto che sia estremamente giusta. Analizzate un attimino le cose, poi potete anche esporre i vostri concetti, i vostri pensieri, però le cose devono essere certe. Il fatto delle scarpe è scritto in perizia, che poi è stato già detto diverse volte, quindi non è una cosa acclarata che le scarpe Leana fossero non sporche, ma ci fossero delle tracce compatibili col boschetto. Quindi con i suoi piedi c'è andata, è morta lì, l'hanno istigata, l'hanno uccisa, un altro discorso. Ma questo è un dato di fatto. Quindi se scrivete che le scarpe erano pulite, state dicendo una bischerata. Non voglio dire un'altra cosa, ma insomma, ci siamo Anche capiti. perché poi in quei giorni aveva pure piovuto, quindi può essere anche che l'automaglia si fosse pulita. Esatto. Però pulita cosa si intende? Erano pulite. Allora questa donna non ha mai camminato. Io No, se guardo le mie scarpe, quelle che utilizzo tutti i giorni, pulite sotto non sono. sotto no, non erano pulite. Ma è normale che non siano pulite, ci cammino sopra, è normale. Vabbè, comunque detto ciò. La perizia botanica si chiama quella. Esatto, se andate a cercare su internet. No, non mi veniva, ma adesso Eh non. no, c'è la testa calata giù, è mezz'ora che mi devi un pocchio dietro. Praticamente Vabbè, comunque, facciamo finta che lo sapevi, vai. è uno dei primi elementi che sono emersi. Certo, sì, La almeno me perizia lo botanica ricordavo. è quello che è il contenuto gastrico, che anche quello continua a essere visto come la colazione. Non lo sappiamo se il contenuto gastrico era una Ma non colazione. sappiamo se lei ha mangiato quella roba la mattina, perché se vedete in TV anche la Panicucci, no? Mi dispiace prendere sotto attacco, no, perché no, me la nomino sempre, ma non attacco nessuno. Ah, è stata trovata con la solita cosa, è stata con la mattina, che aveva mangiato la mattina. Noi non lo sappiamo cosa ha mangiato quella mattina, ve lo voglio mettere in testa, non mi vengono neanche le parole. Noi non sappiamo che cosa ha mangiato quella mattina. Si presume, ciò significa che si presume, ma non che sia vero, che abbia mangiato l'uvetta, e quindi tutti associano il fatto che quella mattina è morta perché è morta quella mattina perché aveva l'uvetta. Ma io, se voi fate, allora a me dispiace raccontare i fatti miei, ma se voi fate l'esame dello stomaco, io tutte le mattine mangio schiacciata con la mortadella, schiacciata col salame, schiacciata con il finocchione. Mortadella, salame, finocchione, mortadella, salame, uova, vabbè, uova, o se no tonno con lo yogurt. Queste sono le cose che mangio la mattina. Quindi una di queste cose le mangio. Quindi capita che dopo 15 giorni abbia rimangiato la stessa cosa. Sì, ma Scusa. l'equivoco sai perché nasce? Io sono convinto di questo, perché all'inizio, proprio i primi tempi, quando viene ritrovato il corpo, tutti noi avevamo pensato che lei fosse morta il 14. Sì. Quindi quello che le viene trovato nello stomaco lo abbiamo subito tutti collegato alla mattina della scomparsa, quindi la Esatto. colazione. Però poi la perizia ha stabilito che la donna è morta a gennaio. E siccome nessuno sa cosa ha mangiato la mattina del 14, quello non, può non essere una colazione. Ha mangiato un panettone a pranzo, a cena, a merenda. Come ci disse il dottor Luca Tacchi, nostro ospite, in una trasmissione, ci A disse che. proposito, fammi fare un appello. Luca, dove sei andato a finire? Sono giorni e giorni che provo a mandarti messaggi e non mi rispondi. Tanto lo so che ascolterai questa trasmissione. Chiamami, chiama me o chiama la Franca, perché sei sparito. Bene, prego. Lui ci spiegò che quello che resta nello stomaco è ciò che il cadavere ha mangiato non più di 4 ore prima di morire. Perfetto. Quindi quello che gli è stato trovato nello stomaco non è la colazione del 14, ma è ciò che ha mangiato almeno non più distante di 4 ore prima di morire. Quindi può essere una cena, per esempio, magari.
ha mangiato una fettina di panettone, ha bevuto un caffè, può averlo fatto a cena, a merenda. Da questo nasce l'equivoco, perché tutti abbiamo pensato che fosse morto il 14, all'inizio, proprio i primi tempi. Ma poi questo è stato smentito dalla perizia, quindi quello non è la colazione, ma è ciò che ha mangiato almeno 4 ore prima di morire. Il 3-4 gennaio, non il 14 dicembre. Sì, ma se uno è abituato, scusate, allora facciamo un attimino di chiarezza da questa cosa. Allora, io mettiamo che lo scenario, mettiamo uno scenario, faccio come Carlo Palego, che saluto, il grande Carlo, ha composto una serie di scenari ai quali vi prego di dare un'occhiata perché sono molto interessanti. Ne trovate il video del canale, mettete Mostri Firenze Carlo Palego e trovate tutti gli ultimi due video. E mettiamo questo scenario: lei praticamente è sparita il 14, giusto? Il 14 è stata ritrovata il 5. Diciamo che in questi giorni la donna abbia vissuto, perché è probabile. Va bene, ora non diamo la certezza, perché siccome ha parlato anche Marina Baldi, che io conosco come essere persona seria ed affidabile, perché la Baldi non è una stupida, anzi, è una donna intelligente, la inviterò sicuramente anche su questo canale per parlare di questa cosa. Quindi mettiamo caso, no, che questa donna sia stata viva in qualche posto, anche se devo dire la verità, ipotesi che è plausibile, ma per me è strana, perché nessuno l'ha vista. Oh, ragazzi, con qualcuno deve essere stata, perché da sola sennò sarebbe dovuto uscire ogni tanto a fare la spesa, eccetera, eccetera. A meno che, come ci disse il dottor Scrivo, e qui faccio un altro appello al dottor Scrivo, perché il dottor Scrivo è sparito. E non si fa più sentire né vedere, guarda che non mi devi niente, siamo pari, quindi mi puoi telefonare. Scherzo, e come dice il dottor Scrivo, o è stata una fuga, come si dice, premeditata, cioè ha trovato un luogo dove andare, e quindi poi ha preparato una serie di vivande, una serie di diciamo, un posto accogliente dove poter stare, dove potersi lavare, eccetera, eccetera, eccetera. Qui però vado anche contro diciamo, alcuni pensieri che sono anche logici, assolutamente, che lei possa essere stata in casa di amici, perché o gli amici erano consapevoli o lei si doveva affidare a casa degli amici a prepararsi le robe. Quindi il dottor Scrivo ha fatto una serie di ipotesi che possono essere plausibili, ma vanno comunque a cozzare con altre ipotesi che io rispetto chiaramente, assolutamente, cerchiamo qui di fare chiarezza, non siamo qua a criticare l'uno o l'altro, va bene. Critichiamo chi parla e le cose non le sa, la quelli li critichiamo, possiamo gli altri no, perché non siamo sicuri di niente. E quindi potrebbe avere premeditato, tra virgolette, questa fuga e poi aver deciso per una serie di diciamo, circostanze accadutegli sì, attorno a lei, dopo aver visto alcune persone che parlavano di lei, magari a sproposito. Ci siamo capiti, non mi fate dire quello che non voglio dire. Ecco. Quindi potrebbe essere successo questo. Come può essere successo che sia morta il 14? E ripeto, io la Baldi la considero una bravissima genetista, oltre che essere una persona seria. Magari si è creata la condizione per far sì che il cadavere si sia conservato. Ecco, diciamo che sia stato il marito o no, Claudio, ma ne manco. Voi potete accusare i pari, gli amici, le amiche. Lasciate fare, non fate dissing, non fate assolutamente nessun tipo di commenti nei confronti di queste persone, perché tu, torto a ragione. Tutti stanno cercando la verità, quindi io mi dissocio completamente da quello che mi hai detto. Quindi questo è novità, non ce ne sono. Prego, Frank, prego, parlavo tutto io, scusa. Quello stavo dicendo, quello che stavi dicendo tu, non ci sono novità. L'unico è attendere la relazione della dottoressa se ha trovato qualcosa di importante, di diverso che può cambiare la sorte di questa storia. Assolutamente sì. Benissimo, benissimo, va bene. Allora, Bene, Franco. essere abbottonati a non immischiarsi in queste chiacchiere di 2 anni e mezzo, come hanno fatto nella prima inchiesta, sono stati molto abbottonati, così stanno facendo adesso, secondo me fanno benissimo. Si parla di luglio per avere la fine di questo.
di questo Sì, ma lavoro. allora io la cosa che a me fa, perché io ci ragiono sulle cose, no? Cerco anche di fare dei ragionamenti, cerco anche di fare delle cose, anche se non sembra, dei ragionamenti logici. Mi pare, ora non vorrei dire una cosa, che Claudio disse, anche se archivano questa volta, se l'archivano questa volta, noi andremo comunque avanti. Allora io mi chiedo, no? Mi chiedo. Come andranno avanti? Cioè, Non lo so. non riesco a capire se è un caso. Allora, ripeto, poi ognuno è libero di credere quello che vuole, no? Nel senso, uno va avanti, uno va avanti, non c'è nessun problema. Però io mi chiedo, se una procura ti dice che tu, come dire, hai questo caso e te lo archivia, o tu porti delle prove provanti, che siano prove, delle prove in cui dimostri chiaramente che le cose stanno in un certo modo, allora si può parlare di omicidio e si riapre, perché l'omicidio non ha prescrizione. Altrimenti si fa solo chiacchiere. Non Infatti, credo che anche la procura, ma anche i giornalisti stessi, dal momento in cui viene archiviato, non dovrebbero più dare adito a determinate cose, a meno che, ripeto, non vi siano delle prove provanti, a me piace chiamarle così, prove provanti, in cui si dice ok, bene, allora è stato Tizio e Caio, era a casa di Tizio e Caio, si prende Tizio e Caio per le orecchie e ci facciamo dire tutto dalla A alla Z, perché è stata a casa sua, cosa ha fatto a casa sua, eccetera, eccetera, eccetera. Altrimenti non si va, che si va alla Corte di Strasburgo per fare cosa? Quali Non credo che la. Esatto. diritti sono stati lesi? I diritti lì si va quando un diritto dell'uomo viene leso. Quali diritti sono stati lesi? No, anche Ha perché dimostrato che se. le indagini non sono state fatte bene, eccetera, eccetera. La maggior parte, anche Massimo Lugli, che io ho intervistato qualche tempo fa, ha detto che c'è stato un po' di zanzan, va bene? Io non sono molto d'accordo, però ci sta anche, nel senso, la realtà dei fatti è che nessuno conosce come stanno le cose, quindi si chiacchiere e basta. Prego, Franca. Poi fare degli errori è umano, Ma per carità. certo, assolutamente. No, volevo dire anche perché se facciamo l'ipotesi che la dottoressa trovasse le prove di un omicidio, chiaramente si va avanti con l'inchiesta, ovviamente. Assolutamente, ma bisognerebbe anche trovare L'assassino, gli assassini. l'assassino e deve marcire in carcere. Su questo non c'è mai dubbio, nel senso, no, io non. Però se la dottoressa dovesse confermare il suicidio, ora, due inchieste su due. Te dicono suicidio, e che altro vuoi fare? Cioè, è Non lo so, difficile non Claudio ha detto che crederci. loro non si fermeranno mai, ma poi No, vedremo. ma è difficile non credere a due inchieste che ti dicono la stessa cosa, lo stesso risultato, no? Che altro vuoi fare? Io ricordo il caso di Luigi Tenco, il cantante, che si sparò a Sanremo. La famiglia Tenco per moltissimi anni non ha mai creduto al suicidio del congiunto. Sono riusciti a far riaprire più volte l'inchiesta, ma hanno portato degli elementi nuovi, la Certo. pistola, ora non vi sto qui a raccontare tutto. E come ultima volta, e non è passato manco tanto tempo, hanno ottenuto la riesumazione del corpo. E la riesumazione ha confermato che o per sbaglio o per volontà la pistola se l'è puntata lui alla tempia. Purtroppo, e si è sparato. A questo punto la famiglia si è rassegnata, hanno accettato il suicidio di Luigi Tenco. Quindi voglio dire, se anche la seconda inchiesta dovesse stabilire che si è trattato di suicidio, ma che altro vuoi contestare? Insomma, hanno pure riesumato il cadavere, stanno facendo di tutto. Certo, se viene fuori che la donna è stata uccisa, sono la prima a dire trovate l'assassino e infilatelo dove merita, nelle patrie galere, questo sì. Ma se confermano, confermano. Che vuole fare la famiglia? Deve Sì, no, guarda, trovare un elemento per riaprire l'inchiesta. stavo leggendo ora, appunto, è una certa Elsa Meregalli, l'ho scritto Elsa Meregalli, sì, è un commento pubblico, quindi posso fare il nome. Dice, la cosa che mi sconcerta è che che la risumazione, personalmente sono d'accordo con l'obruzione, no, no, aspetta, no, 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 scusa, non è lei che lo dice, ma un'altra, chiedo scusa Elsa, anche se non era un'accusa. Liliana aveva, questo lo dice Tiziana Bernardini. Liliana aveva le suole delle scarpe pulite, o meglio, senza terriccio del luogo e circostanza. Non è sufficiente come prova, come ha fatto lì. E Daniela Carlotti gli risponde: mi pare invece che dell'esame
le suole avessero concluso che aveva camminato proprio su quel terreno. Sì. Quindi esatto. Quindi, sì. ecco, Un terreno che è tipico di Trieste, cioè non sì. indicava direttamente il boschetto, ma poteva essere anche il boschetto. Sì, certo, sì. Non ci è arrivata volando. Va bene, siamo arrivati a un'ora e trenta, stranamente, io tra l'altro prima me ne so, non mi stavo addormentando. L'avevi visto che mi stava calando la palpebra un po', dire Sì. la verità. È vero? Non so, mi era preso uno scomodo, forse avevo la glicemia alta, beh, insomma, noi siamo... Quindi ora mancano 30 secondi, io per arrivare a un'ora e mezza, ora poi dirò dove vi schierate, tanto fino ad ora, voi direte, tanto perché fino ad ora che hai fatto? No, continua a dirlo. Comunque, ragazzi, fatemi un piacere, iscrivetevi al canale, ma attivate la campanella per tutte le notifiche, non solo per quello che verrà la domenica sera, perché se non attivate le notifiche non vi arriverà nemmeno l'avviso, va bene? Altrimenti cercate Occhi nella notte su Telegram, Occhi nella notte su Telegram e lì... c'è solo un canale dove io posso mandare le notifiche, non vi manderò notifiche a rotta di collo, ma vi manderò o dei video che sono dei video che abbiamo fatto io e Franca e sono solo per Telegram, altrimenti vi manderò la notifica sul cellulare che la mattina, se il giorno dopo, la sera stessa ci sarà il programma, almeno non ve lo perderete. Va bene? Telegram, Occhi nella notte, se vi va anche su Instagram, Angelo Marotto. Bene, io naturalmente ringrazio come al solito la Franca che è sempre qui gentile a disposizione. Purtroppo entrambi in questo momento dobbiamo, lei deve andare a lavorare, io devo andare da un'altra parte, dal veterinario. Quindi vi dobbiamo salutare a malincuore perché ci fa molto piacere stare con voi. Grazie per tutti gli attestati di stima e affetto sul canale unico, canale serio, siete brave persone. C'è anche gli haters, ma noi ce ne freghiamo. Andiamo, vogliamo bene a chi ci vuole bene. Grazie, ciao Franca, grazie, Ciao, grazie per grazie a aver partecipato. te, arrivederci. Ciao, buonanotte, ciao, buonanotte.